Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati, buonasera con il consueto appuntamento del venerdì sera qui sulle bellissime fantasmagoriche strade del tracciato di Spa-Francorchamps in Belgio. È la Prime League, come al solito, che chiude il cerchio di una settimana in quel delle Ardenne, ma andiamo subito a presentare. Siamo ridotti questa sera, ma c'è un grande ritorno, perché ovviamente io sono Dierlong 2110, Andrea Longagnani, che dir si voglia, e al mio fianco c'è il buon Raffaele Lelli per i più rosci. Buonasera Doc, questa sera praticamente abbiamo preso il controllo del feed, facciamo streaming, commento, direzione gara, l'app l'abbiamo recuperata all'ultimo, niente, nulla ci potrà fermare, adesso diluvia, crollano i server e via. Questa è tipo la Super League del calcio, stiamo facendo la Super League questa sera, molto bene, a parte tutto questo. Nostro. Molto bene, allora questa sera abbiamo partiamo subito con una notizia di cronaca nera, purtroppo per il FIT, perché Gilles ha annunciato il ritiro dal campionato della Prime League con molto sconforto da parte di tutti quanti. Speriamo, ecco, che possa ripresentarsi magari Tra qualche anno, oppure anche nelle varie Summer League che facciamo, nelle varie social. Gli facciamo un caro in bocca al lupo e lo salutiamo, il buon Max Basile. Non mi stancherò mai di ricordarlo, era l'ideatore e sostanzialmente chi scriveva il Fit Magazine, quindi gli faccio un caro in bocca al lupo al buon Max Basile. Ma veniamo a noi. Stasera mancheranno ovviamente Leopoldo, che ha avvisato che non poteva esserci in pista, e anche Giancine. Non c'è Osvaldo Pot, quindi le frecce d'argento questa sera non avranno Alfieri a difendere i loro colori. Ma arriviamo da un Gran Premio di Ungheria in cui c'è stato un Emis che è ritornato alla vittoria dopo tanto tempo, e quindi diciamo che è stato, l'abbiamo sentito anche nel post gara, molto contento. Gli abbiamo chiesto se potesse rilanciare un pochettino la sua stagione, e vediamo come si muoverà. Per il momento si trova in quarta posizione, seconda posizione in quel di Ungheria abbiamo avuto il buon Rugio, che stava vincendo fino al penultimo giro il Gran Premio e conducendo il Gran Premio con una grandissima partenza. Partiva terzo dalla griglia e ha superato i primi due con un'ottima manovra, e si era portato in testa conducendo appunto il Gran Premio dell'Hungaroring. La terza posizione per Krik si è dovuto accontentare, chiamiamolo così, su 8 gare ne ha vinte 6 facendo 8 podi, quindi sostanzialmente si è accontentato di un terzo posto, arrivando a poco, come il buon Raffa ci mostra dalla grafica, a poco dalla seconda posizione di Rugio. Un po' amaro è stato il Gran Premio di River Tsunami, che è arrivato in ottava posizione, facendo però segnare il punto del giro più veloce, quindi diciamo un punticino che rende meno amara la gara. Era in prima posizione alla safety car, aveva fatto anche un grande undercut nei confronti di Rugio, però purtroppo c'è stata la safety car causata dal suo compagno di squadra, e durante quella situazione ha preso un drive thru per eccesso di velocità, non ha rispettato il delta. Quarta posizione per Tartaruga, quindi McLaren col botto in quel di del campionato costruttori, e poi via via Upi, Pezio, Tex, come detto River Marathon, Alex Pilotino, Giancine, Gilles e Naspaz, arrivato con due giri di ritardo, purtroppo ritirato solamente il buon Roby. Stasera Raffa, diciamo che si pregusta come sempre la battaglia 2/3, perché comunque Rugio non è tanto distante. Sì, assolutamente. Parto spezzando un attimo una lancia in favore di Chill. Certamente questa non era la stagione dalla quale ci aspettavamo un ritorno per vincere, anzi forse doveva essere quella per celebrare e definitivamente ritirarsi, per chiudere diciamo in bellezza, invece che
salutarsi con un dondetto, diciamo, al termine del 2017. Gli auguriamo, come di consueto, così come è capitato quest'anno a Mister X, come è successo più volte in passato Nico Fiore, che tra l'altro questa sera ho visto sui social inizia un'avventura con Tatum Esports, il team di Amos Laurito, all'interno di iRacing. Hanno una 24 ore, quindi fa piacere, insomma, vedere i giovanissimi crescere, andare in giro, affrontare. Certo, non fa ovviamente piacere, però fanno maturare, insomma, le varie sfide che la vita pone davanti ai piloti. Come dico, spesso dico, Fit è quello scatolone che metti un attimo via nell'armadio, poi dai un attimo un ordine alla vita e farà sicuramente, sarò sicuramente, insomma, il primo ad essere felice a rivedere eventualmente Schilling in pista in futuro. Per quanto riguarda la Prime, è tra virgolette una Prime che non consente di recuperare un gap così ampio in classifica. Ve le mando al volo con la grafica in sua impressione, sì, giusto, anche i distacchi in gara, pardon, in gara, in qualifica. Per il momento Crick accusa 2 decimi dalla pole di River Marton, stiamo seguendo in questo momento il tempo di Ruggio. Arriva il ritiro per Alex Pilotino o la disconnessione? È ai box, quindi penso a una disconnessione, gli mando al volo un invito. Annullato intanto il tempo per Ruggio, troppo largo al richiamo di Lecombe, ci spostiamo su Upi perché anche lui è un giro annullato. La Aston Martin di Ezio credo sia l'unico che ci potrà dare qualche gioia, mentre che torniamo a parlare, insomma, di quello che sarà il prossimo con questa Prime League. Vi mando al momento le classifiche in sovrimpressione, aggiornato ovviamente al Gran Premio d'Ungheria, poi vedremo quel che sarà con questa serata. Il distacco dovrebbe essere quasi intorno alle 3 gare che accusa River nei confronti di Crick, sì, sono 57 punti, non 3 gare, due e qualcosa in più. Sono, per carità, questa è la 10ª gara, è difficile chiudere questo distacco, dicevo in precedenza, poiché in Prime, ok, piloti ufficiali dovremmo arrivare a una 16ª, però tra le varie assenze, insomma, si rischia sempre, ecco, di essere in 12, può esserci quel ritiro, insomma, puoi far punti anche se arrivano degli errori, e questo è un po' un peccato per questa annata di Prime, poiché nel corso degli anni l'abbiamo sempre vista crescere. Quest'anno forse è stata una delle poche Prime a non riuscire a trovare nuovi innesti. Non è semplice assolutamente trovare piloti non solo a livello, ma anche che mentalmente sono disponibili a adattarsi alla Prime, poiché anche Luca Bigno l'abbiamo visto in passato, Luni, alcuni piloti velocissimi, ma sono subito cresciuti. Ecco, quello è un po' difficile. In Prime c'è sempre, no, il ragazzino che alle 10 deve staccare, che c'è il padre. Avevamo Daniele Play che alle interviste doveva venire con il padre perché non era nemmeno 16enne. Così come chi prima di correre deve mettere a letto i figli o badare i nipoti. Quindi il tempo per provare è sempre poco. E intanto Ezio ingresso in pit lane un po' buggato. E insomma, speriamo nel complessivo che comunque possa essere una bella sfida quella che caratterizzerà River, Crick, Ruggio, ed anche Emis magari può essere la variante impazzita per sottrarre qualche punto. Non ha errore di Ruggio di nuovo alle comb, precedenza molto scenico, tanto fumo, è andato ad alzare il pilota della Ferrari per fermare la corsa della sua vettura prima di impattare contro le barriere. Quello è un tratto un po' infame tra di nel 2021 anche Mister X, e qui rientro in pista è tutt'altro che felice. Fortunatamente credo che Upip fosse, sì, nel suo giro d'uscita, nel giro di lancio, preoccuparsi, sì, troppo. Sì, diciamo che allora Ruggio ha fatto, se vogliamo parlare di crescita, Ruggio ha fatto una gran crescita, perché l'avevamo visto comunque andare forte l'anno scorso, però come ha gestito la gara in Ungheria è stato veramente molto molto bravo. Per carità, complice il fatto che comunque Crick non era nella sua serata di forma preferita e che davanti hanno commesso diversi errori, lo commise anche lui purtroppo nel penultimo giro, come raccontato prima, però si è preso un secondo posto con un gran passo, specialmente nel primo stint. Andiamo un attimo a snocciolare quella che è la classifica prima dell'ultimo stint di qualifica, ovvero River Marathon in prima posizione in 42.547, seguito da Crick in 1.427, Ruggio in 42.9 e poi via via tutti gli altri, il primo a salire sul muro dell'1.43 e Emis in 43.1 che si sta lanciando in questo momento, sta per percorrere Eau Rouge, una delle più iconiche curve della Formula 1, questo muraglione che si deve percorrere con queste macchine in pieno, e quindi fa veramente spavento, soprattutto ritrovarselo davanti dal vivo, perché è come avere un
una palazzina, diciamo, di fianco, di fronte a sé, come, come può essere il cavatappi del mitico circuito di Laguna Seca. Comunque, il buon Emis fa registrare un 31 e non si migliora nel primo settore il pilota Alpine. Vediamo chi si sta migliorando. Si migliora River in 32 nel T1, 31 invece per Ruggio, che toglie due decimi dal suo miglior tempo, 31 anche per Crick, che peggiora di 80 millesimi e poco più. Tanto Tartaruga si va a prendere la quarta posizione in 43-0. Si è girato intanto Upip proprio davanti a Ruggio, che ha essenzialmente fatto tutto il metà percorso dietro del pilota Aston Martin. Si sono lanciati molto vicini. Arriveranno in sequenza Emis, River, Ruggio e poi Crick. Molto bravo Tartaruga, okay. Comunque sì, si è migliorato nel mentre che seguivamo il tratto Le Combe con i primi della classe, diciamo. Arriva Emis 44 e 4, quindi sul suo tempo Emis in questo momento. Vediamo, 42 e 9, riesce a, sopravanzare il secondo pilota attuale in classifica della McLaren, quindi si va a prendere la seconda fila, che prime due file in realtà, che sono speculari a quello che è stato in, in Ungheria. Invece no, perché arriva Crick e tira un gran tempo, 42-2, toglie mezzo secondo dal suo tempo precedente e di fatto si prende la pole position. River Marathon in seconda posizione, 42-5, 42-9 per Ruggio, 42-9 per Remis. Sono tranne Crick, che ha fatto un grandissimo giro, sono tutti veramente molto vicini fino a Tartaruga in 43-0. Poi un altro scaglione quando troviamo le due Aston Martin in 43-7, Upip sesta posizione, 44-3 per Ezio, poi 44-8 per Roby, 45-4, 45-9, 46-6 per Naspaz in undicesima posizione, poi Black Biagio in ultima. Abbiamo visto arrivare sotto la bandiera a scacchi Ruggio molto lentamente. Non vorrei che avesse imbarcato meno carburante del previsto, anche perché il suo bot nel finale è stato anche sorpassato da Cree, che essenzialmente sul cammello lo spingeva. Segno che di solito la vettura è in deficit di carburante, quindi non vorrei che abbia dovuto abortire il suo ultimo tentativo proprio per questo motivo, perché il tempo era valido, stava andando bene, giri richiesti non ce ne sono, quindi non avrebbe senso abortire quel tentativo. È particolare. Andiamo a vedere, perché sono curioso, questa è la quinta pole di Crick, quindi per carità si sta dimostrando molto molto forte in gara, però anche in qualifica, diciamo, dice la sua, dove è quasi sempre stato un territorio di River Marathon. Difatti nella passata... speriamo che intanto Alex Pilotino riesca a prendere il controllo della vettura, è rientrato adesso. È difficile. Potrebbe buggarsi e si sbugga la schermata. Almeno quando è successo a me a Imola si era completamente buggata la schermata. Io vedevo il gioco in modalità spettatore, ma avevo il controllo, l'acceleratore della vettura, quindi era un disastro. E quindi potrebbe esserci un'interruzione, potrebbe accadere, sì. È caduta la corrente, infatti ci dice Patrick. Se è riuscito a prendere il controllo prima della fine della qualifica, sì, ma non credo, eravamo già nella schermata con i risultati finali, quindi purtroppo lo sapremo solo quando si andranno ad accendere i semafori, poiché sul momento il gioco non gli farà prendere il controllo della vettura nel giro di formazione, almeno per quanto è accaduto a me. Ci ho preso due penalità, quindi lo so come, almeno più o meno come dovrebbe funzionare, poi di preciso non lo sa nemmeno Mamma con The Master, gli dovrebbe dare il controllo, ecco, della vettura quando si andranno a spegnere i semafori, ma c'è un forte rischio che avrà la visuale buggata. Nel dubbio tengo pronto il joypad e vediamo, speriamo che Mamma con The Master con le varie patch notes abbia risolto questo. Non sono riusciti a risolvere la situazione del fumo, speriamo, del fumo delle gomme ovviamente, e speriamo che non... Che abbiano risolto questo, che è una grana molto molto fastidiosa, anche perché non riuscire a prendere il controllo della vettura anche se sei rientrato in lobby durante il giro di formazione. Vediamo, infatti, in attesa degli utenti stiamo aspettando
Questo credo aspettiamo sia l'ansia dei piloti pre-gara nel non prendersi la responsabilità dell'essere il primo a cliccare, perché poi tutti dicono ecco adesso devo sistemare al volo il setup. Non so se stai guardando la live, guarda che statistica particolare che ti ho recuperato per essere a Spa, è quasi folle. 7 edizioni della Prime qui sul circuito delle Ardenne, per 6 volte ha vinto il pilota partente dalla pole position, che insomma, vedendo ok la source no, ma tutto il rettilineo del Kemmel e quante zone di DRS ci sono per effettuare sorpassi, quanto è rocambolesca la gara con le varie safety car del meteo, è follia che per 6 volte ha vinto sempre il pilota partente dalla pole. L'unica volta fu Lopeschi nel 2020, in quella sua unica vittoria in Prime in quell'annata, andando a spezzare un digiuno di 600 e non mi ricordo quanti giorni. Tuttavia un Lopeschi che vinse partendo dalla quinta posizione, ma secondo quell'anno arrivò F che si girò alla no name quando era in seconda posizione, ed anche lì Lopeschi sfruttò uno dei pochissimi colpi di fortuna della sua carriera con una virtual safety car proprio al momento giusto per fare la sosta. Quindi allora, anche in quel frangente stava andando a vincere il pilota partente dalla pole di quell'anno. Assolutamente, assolutamente. Attenzione perché si è sbloccata la situazione. Ovviamente ad Alex Pilotino non fa riprendere il controllo, quindi vediamo. Credo che allora dovremmo ricreare. Dovremmo proprio ricreare per evitare magari disastri in partenza. Sì, sì, sì. Volendo possiamo pure permetterci di aspettare, ma ho la forte sensazione che non andrà a buon fine. Nel dubbio io esco. nel dubbio io esco ed è... Andiamo in pubblicità, è anche giù. Speriamo 5 minuti solo, facciamo il più in fretta possibile per riprendere con questo GP della Pre. Allora, a tra poco. Ci sono, arrivo, eccoci qua. Ciao da Roberto. E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa. Ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta gioco. State bene attenti. Un prodotto unico. È bello, lo senti, ti dà i brividi, ti dà gioia. Questo prodotto è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, i pantaloni eleganti, va bene. Ce n'è una, vieni Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte no babbo, non è possibile, no babbo, e invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile, ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Eccoci ritornati amici di Formula Italian Team. Abbiamo, non credo di aver, che abbiamo battuto, lo stava parlando a microfoni spenti, di aver battuto le intro mandate in una live, perché credo che il record appartenga a Cina 2020 Pro League, che si dovette diciamo annullare la gara, la commentavamo io e te se non mi ricordo male, è sbagliato il meteo, inizio, partiamo male. Che abbiamo tre slot disponibili, come la foto non è sbagliato il meteo. Coperto, pioggia leggera e nuvole sparse. Esatto, e nuvole sparse, quindi ragazzi non è che ce ne sono, non ci sono sette slot, ma ce ne sono tre. Per mettere, quindi nuvole sparse, acqua normale, esatto, che ce lo manda il buon Raffaele Lelli per i più veloci. A microfoni spenti comunque parlavamo anche del rigore all'Inter, eh. Buonasera Andrea Badolato. Buonasera signor Badolato momento. Che si è assentato perché ha detto io devo vedermi la partita all'Inter. No, ovviamente si scherza. Nel mentre che rispondo al buon Crick, rimandiamo la vogliamo dire che cosa? Prepariamoci per questa serata che insomma un po' nel caos, un po' nel ricreare, un po' nel gaudio e nella gioia, comunque è importante per il campionato. In Master un punto di snodo per la rincorsa da parte di Di Legge, in Pro League un lungo importante per il buon Kaiser, ma T-Sport ha successo di tutto, Fiorino non so, questo 2024 ha una macumba poiché si è completamente ribaltato il campionato, e quindi anche in Prime non me ne voglia Crick, però ha questo spettro della pole position che ha sempre vinto
tranne nel 2020 in premio il pilota partendo dalla pole, è uno spettro importante, soprattutto se si pensa che bisogna non ricreare la stanza. Perché leggo le cose e mi confondo? Che bisogna, ma soprattutto affrontare. Perché lei non oscura le... È difficile, dovevo togliere notifiche, sì. E dicevo, bisognerà affrontare 22 giri qui a Spa con gli spoiler nel meteo, che sì, insomma, vedete, c'è un momento nuvoloso sul circuito dell'Ardenne e poi arriverà una leggera pioggerellina estiva. In realtà le spoilerò già un qualcosa, ci sono le prime gocce. Sì, come sempre il giro di formazione tende a velocizzare quello che dovrebbe essere il meteo nei primissimi minuti. Mi ricordo in una situazione del genere un Singapore ricreato in Prime League 2020, dove la pioggia era prevista a metà gara, si rifece la stanza e invece piovette praticamente quando partivamo, quindi strategia azzeccata, perché io montai le gomme soft e gli altri le gomme media, quindi questa me la ricordo ben bene. Diceva, carissimo, in sovrimpressione sta scorrendo la griglia di partenza con Alex Pilotino in ultima posizione, retrocesso di 5 posizioni per penalità come da regolamento, per averlo avuto obbligato purtroppo per insomma una sua disconnessione non voluta, però ha dovuto comunque per scontare questa penalità di 5 posizioni. Partirà l'ultima fila insieme a Black Piaggio, poi Naspas in decima e Tex in nona, Robby in ottava ed Ezio in settima, Upip in sesta posizione e Tartaruga in top 5, seconda fila con Emis e Ruggio dalla terza casella, prima fila con River, Marathon e Crick, due contendenti al titolo di questa stagione 2023-2024 con la Prime League. Vanno tutti su gomma soft, mi pare, fatta eccezione. I primi sette, tranne Robby, Tex e Alex Pilotino, che vanno su gomma media. Perfetto, ho letto anche sul forum che nessuno vuole essere nominato, perché c'è anche qui un altro spettro dei commentatori che fanno le gufate, quindi andiamo lisci stasera, andiamo sereni. Allora, no, beh, a parte che siamo in due, quindi ci sarebbe solo a me, perché io sono sempre super partes, quindi non dico niente, non mi prendo responsabilità. Ci fu il buon Andrea Badolato che disse, vabbè, io ho sempre detto River Tsunami, questa sera punto su Crick, boom! Il botto incredibile. Però buonasera, signor Fittmark. Per una volta le telecamere con The Master sono posizionate bene, perché sono troppo zoomate. Non lo dica troppo forte. Non è voluto, però è bello perché crea questa immagine di contrasto con i due caschi dei piloti vicini che si guardano. Ecco, è questo momento di River, molto Hunt, Lauda in rush. Non è voluto da parte con The Master, però per una volta è andata bene. Molto bene, allora tutti i piloti hanno raggiunto la casella di partenza del Gran Premio di Spa per la Prime League, decima gara del campionato cadetto. I semafori si stanno accendendo, la pioggia scende copiosa sulla partenza di Spa. E partono le vetture in questo momento con buono spunto subito da parte di Crick, che va a coprire l'esterno per River Tsunami, che ha cercato subito di portarsi in prima posizione. Dietro tutto sommato seguono lisce le vetture e nessuno ha guadagnato qualche posizione se non Alex Pilotino, che con gomma media dalla ultima posizione prende la nona e quindi riporta la sua as a punti, come se non fosse successo niente con le 5 posizioni di penalità. Ricordiamo, si era classificato nono il pilota della as dopo la disalimentazione del suo contatore luce. Ma si continua è appena iniziata. Vediamo il bloccaggio dell'anteriore sinistra da parte di Crick, un River che lo segue molto molto da vicino. Sono tutti nella zona di DRS di tutti. L'unico che si sta staccando un pochettino è Upip, ha perso una posizione invece Ezio nei confronti di Robby, che continua con le sue gomme gialle a marcare stretto l'altra Aston Martin di Upip in sesta posizione. Poi dietro attenzione alla bagarre tra Alex Pilotino e Naspaz, che all'interno tenta di fregare il pilota As, non ci riesce, ma è dietro di lui. C'è Black Biagio che si lancia a Stavelot e riesce a prendere la posizione nei confronti di Naspaz, un punticino in questo momento per il pilota della Williams, che si mette a caccia di Alex Pilotino, che ha già perso 2 secondi e 6 nei confronti di Ezio, che sta tallonando di nuovo
Robby, contatto tra Robby e Alex, scusate, tra Robby ed Ezio, credo ci sia un danno per il pilota della Aston Martin. Intanto Black Biagio ha passato alla bus stop Alex Pilotino e quindi vola verso la... intanto altro sorpasso da parte di Naspaz nei confronti di Alex Pilotino alla Source, tira una grandissima staccata, si bloccano le due anteriori del pilota della Ferrari e prende la decima posizione. Tanta lotta nelle retrovie, davanti invece c'è il solito Crick che sta cercando di fare il vuoto tra lui e River Marathon. Un secondo in questo momento, intanto Ezio e Robby si scambiano la posizione in quel della staccata di Lecombe e non riesce a passare il pilota dell'Aston Martin giù verso... attenzione il contatto e... quasi si gira Ezio all'esterno, ancora riesce a passare Robby, il contatto un'altra volta tra Robby ed Ezio, che Ezio questa volta rompe completamente il flap di sinistra e vanno giù in discesa buona. Alex Pilotino e Naspaz insieme lo riescono ad affrontare, con Naspaz che firma un sorpasso capolavoro. Chi è in pista con le gomme gialle sta soffrendo tantissimo, la rossa ne ha troppo di più in queste condizioni nuvolose, il cielo e soprattutto l'asfalto è sotto i 30 gradi, quindi è davvero difficile accendere la gomma gialla, grande difficoltà anche per Robby. Peccato questo contatto con Ezio, che forse si è lasciato innervosire, spesso purtroppo per lui c'è sempre anche un leggero lag, quindi non sappiamo benissimo. Testa coda per Alex Pilotino, sta succedendo veramente di tutto qui a centro gruppo, mentre che davanti quasi educatamente non si disturbano troppo. Piccolo errore di Ruggio, incertezza alla bus stop, richiamo verso sinistra, scappano i primi due, tenta di passare Emis, da questo giro sarà azionato il DRS, lascia strada ad Emis Ruggio magari per trovare un traino ed attende il momento giusto per passare alla gomma intermedia. È saggio però Ruggio, perché ha lasciato passare ovviamente il pilota dell'Alpine, che adesso si ritrova davanti senza DRS, quindi ci potrà essere di nuovo il controsorpasso sul rettilineo del Kermel per Ruggio, che aziona in questo momento il DRS, va a prendere tutta la scia dell'Alpine di Emis e si posiziona all'esterno ancora prima della staccata di Lecombe, va a completare il controsorpasso che lo porta a 1 secondo e 7 nei confronti di River Tsunami, che sta facendo il possibile per evitare una fuga da parte del attuale leader del campionato, ovvero il buon Crick. Grande lotta, è arrivato anche il sorpasso da parte di Biagio nei confronti di Robby sul rettilineo del Kemmel, così come quello di Tex rispetto a Naspaz. Tex che si è reso autore di una partenza più pacata, anche egli con gomma gialla, ma è rimasto dietro, ha tentato di portare in temperatura lo pneumatico, credo sia stato assente in Ungheria e comunque veniva da una partenza in Austria decisamente rocambolesca, dove non ha potuto fare nemmeno 200 metri, e quindi questa volta se l'è presa con calma. Peccato per Alex, no, testa coda per Emis nello stesso tratto dove non era un Alpine, la vettura era ancora gialla, era la Renault di Magic, lasciò un brivido nel 2018 e nel 2016 invece Prost con un errore simile lasciò la vittoria proprio a Magic all'ultimo giro. Testa coda per Emis, che se voleva essere la variante impazzita per questo campionato purtroppo continua ad avere troppe difficoltà e fiducia che poi perde sempre in se stesso, lo leggiamo spesso sul sito, molto amareggiato con sé. Comunque ti confermo che Tex c'era in Ungheria, è arrivato anche settimo, quindi ha preso 6 punti per l'Alpine. Comunque Emis lo diceva nelle interviste della settimana scorsa, vorrei ripartire da questa vittoria, purtroppo arriva un altro errore in trazione per il pilota Alpine, ne ha fatti parecchi, quello su tutti a Miami l'anno scorso, quindi... e anche quest'anno ha continuato purtroppo a farne. Speriamo, ecco, ci possa essere diciamo una rimonta Aurush, per lui Aurush, Black Biagio, stavo per dirlo che ci possa essere una safety car per rimetterlo in gioco e ricompattare un attimino il gruppo. Purtroppo Aurush in queste condizioni, con la pista che sta iniziando a formare le prime pozzanghere, adesso vedremo chi si giocherà la carta dell'intermedia e quanto durerà soprattutto questa pioggia. Penso sia già il caso di metterla, perché questa safety car durerà almeno 2 giri per far ricompattare il gruppo, con Alex Pilotino che si era staccato per andare a fare la sosta. Ezio potrà puntare una alla nuova e
non vale la pena, insomma, rimanere fuori. Credo andranno tutti quanti ai box. In questo giro c'era stata un'incertezza per Ruggio alla Source, curva 1. È passato Tartaruga, ha alzato il piede prima del detection point Ruggio, e sul rettino del Camel si è ripreso la posizione nei confronti della seconda guida classifica alla mano in vesti arance McLaren. Peccato per Biagio, perché aveva da poco passato Upip, stava andando con grande rapidità il pilota Williams wildcard in questa Prime. Anche lui un peccato, perché così come per Emis, molti piloti in Prime cercano fiducia in se stessi, anche una sorta di motivazione per proseguire, e già vedere la bandiera a scacchi è sempre un ottimo risultato, anche se si arriva con molti secondi di distacco, è comunque un inizio. Non finire le gare non aiuta. Oh mamma, Astafelot, praticamente credo preso di controtempo, infatti comunque davanti tutti ai box, preso il controtempo dal delta che gli era arrivato, Emis si è completamente fermato a centropista. Sembra una gara di GT3 quando di colpo arriva il diluvio, tutte le vetture che tirano dritte. Fortunatamente è stato bravo Ezio ad evitarlo, e a tutti gli altri che stavano sopraggiungendo non ci sono stati contatti, però dice, oh mamma mia, Tartaruga Hard, no, Tartaruga Hard, forse errore nella selezione delle gomme. È già successo a Budapest la settimana scorsa che addirittura mettesse le intermedie, purtroppo sotto safety car il buon Tartaruga. Media anche... invece per Tex che non rientra. Sì, Tex è totalmente impazzito. Ok che si stava fermando anche Emis, ma tanto vale fermarsi e mettere l'intermedia. Hard per Roby. Hard per Roby, media per Emis. Attenzione. A meno che non sia uno scroscio di pioggia talmente breve che lo facciamo sotto safety car, ma è difficile. Insomma, penso che anche se è così breve, quando ripartiremo due giri con l'intermedia che funziona li faremo, e due giri qui a Spa sono infiniti. Il tracker dice che ci sarà pioggia fino a 15 minuti dall'inizio della gara. 15 minuti sono più o meno 7 giri, 7-8 giri. Si gira in 1.48, quindi sì, 7 giri bene o male. C'è un danno al fondo intanto per Naspaz, quindi recap danni. C'è un danno al fondo solo per il pilota della Ferrari. E dicevamo, dopo questo scroscio di pioggia poi dovrebbe smettere. Vediamo se l'ha calcolata bene il pilota dell'Alpine, ovvero Emis, e se l'ha calcolata bene anche soprattutto Tartaruga, perché con questa gomma hard adesso dovrebbero esserci 27 gradi di temperatura dell'asfalto. Sarà molto molto difficile cercare di tenerla in temperatura, specialmente sotto safety car, che non si va ovviamente spediti, ma si sta al ritmo gestito da il mitologico Mailander a bordo della Mercedes AMG e GT AMG Black Edition, che non è black ma è rossa, incredibile. Quello verde inglese classico. Effettivamente sono rimaste le due Alpine. Emis è andato su una gomma media nuova e Rob invece sulla hard nuova, così come Tartaruga e McLaren hard nuova. Ma è una scelta, attenzione, davvero particolare. Attenzione, perché comunque la pit lane è breve, il tracciato è molto lungo, perché è il più lungo del mondiale sostanzialmente, quindi chi ha messo la intermedia, anche se ha un giro e mezzo di possibilità di spingere, sicuramente prende tantissimo rispetto agli altri e non perde poi così tanto. Infatti ai box Robby e ai box Emis, che tutto sommato si ritrovava in decima posizione, perde solo la posizione da parte di Alex Pilotino, che si sta in nona. Rimane addirittura fuori Tartaruga. Vediamo se magari una matta, magari hanno visto e non riuscivano a portare in temperatura la gomma. Io spero che Tartaruga e Tex siano sufficientemente attenti da vedere che la gomma sia in temperatura, perché tutto sommato più o meno finché si sta sulla traiettoria ideale si riesce almeno a restare in pista. Appena si mette una gomma fuori dalla linea pulita, che tra l'altro almeno in realtà dovrebbe anche essere la peggiore, visto che la gomma, la parte gommata diventa ancora più scivolosa, però vabbè, questo gioco è particolare, e appena comunque si va via dalla traiettoria ideale diventa un grande problema. Dalla visuale sul Camel
No, per un momento sembrava aver smesso di piovere, appena la vettura di Amis si è avvicinata, che l'immagine ha messo a fuoco, sta ancora piovendo. Quindi non credo che questa scelta di andare sulle gomme slick sotto safety car possa pagare per Tartarughe Tex. Ma assolutamente, è completamente bagnata, la vediamo adesso, in questo momento. Io sono in bordo. Perdonami se ti interrompo sempre, ha commesso un errore Ezio, credo, nello scaldare le gomme, ha sbattuto prima dei No. Mannaggia, ha rotto di nuovo l'ala, ovviamente. Paratia di sinistra che non vuole stare ferma sull'ala anteriore dell'Aston Martin. Credo che a questo punto la safety car spegnerà le luci e darà il via alla ripartenza. Devono stare molto, ma molto attenti, specialmente alla ripartenza, perché quando si arriva a Eau Rouge con queste gomme soft si possono fare dei disastri. Con queste gomme crudele, incredibile. Ha dato un draft ad Ezio, perché era troppo indietro. Non l'hanno dato a Singapore a Perez, e lo danno a Ezio che si è girato. Ma mannaggia, la safety car comunque rientra in questo giro e quindi si sta staccando il pilota della McLaren Crick. Ripeto, bisogna stare molto attenti a quello che succederà in quarta e quinta posizione, perché sono su gomme slick sia Tartaruga sia Tex. Devono stare molto molto attenti Upip, Naspaz e i piloti che li seguono, a cercare di non attaccarli, ecco, all'esterno, alla Webber su Alonso nel 2010, se non vado errato. Intanto sta per ripartire la gara con Crick che arriva alla bus stop. Vediamo, prende tutto il largo e riparte in questo momento con una buona partenza. Attenzione, perché ha scodato un pochettino. Tex invece va in box. Tex va in box adesso, quindi si tolgono sostanzialmente uno spauracchio davanti. Rimane solamente Tartaruga, che in questo momento ha perso solamente in trazione della Source 4 decimi da Rugio e River Marathon. River Marathon che è precipitato a un secondo e uno nei confronti di Crick, che ha avuto un tentennamento per quanto riguarda la ripartenza dalla bus stop, ma è riuscito a dare veramente un grande strappo in trazione alla Source. C'è dietro subito a River Marathon Rugio, che ovviamente senza DRS è un pochettino più difficile passare. Bisognerà vedere se i piloti hanno calcolato questo scroscio di pioggia anche a livello di setup, e quindi se qualcuno ha deciso di partire un pochettino più carico, o se invece hanno detto vabbè, tutto sommato ci sono due stinte di asciutto, dovremmo tranquillamente partire con un setup scarico. Ovviamente uno dei setup più scarichi che si possa utilizzare all'interno del gioco, ovviamente anche nel reale, perché come detto in precedenza, circuito molto lungo di motore, si percorre praticamente quasi tutto in pieno il circuito, specialmente settore 1 e settore 2. Settore 1 e settore 3, dove il settore 2 è un pochettino più tecnico, chi è ovviamente ha un assetto un pochettino più scarico tende a perdere su quel settore, però poi ovviamente con la velocità di punta e il poco carico aerodinamico recupera sicuramente chilometri orari in velocità. Attenzione, ovviamente Tartaruga sta sprofondando, lo stanno passando tutti quanti, lo passa addirittura Emis in questo momento. Naspaz in quinta posizione, è idilliaco in questo momento. Vediamo cosa potrà fare il pilota della Ferrari, se riuscirà a mantenere almeno questa posizione davanti a Upip, che diciamo sancisce il primo scaglione, la prima divisione tra il gruppo, tra Crick, River Marathon e Rugio. Intanto Robby su Naspaz, ancora prima della staccata della Source, tira una grandissima staccata al pilota della Ferrari, ma all'esterno completa il sorpasso il buon Robby. Adesso vale, Naspaz dovrà vedere. Vale, anche sorpazzo. Perché è stato comunque sì. È stata davvero una bella manovra, l'abbiamo vista. È stato un giro folle il settimo, perché a Puon sia Tartaruga ha avuto difficoltà, così come Naspaz dopo che è andato a sorpassare Tartaruga. Qui il pilota McLaren è andato in semitesta coda a Stavelo. Passa anche Amis nei confronti di Naspaz. Splendido il sorpasso di Robby, perché ha incrociato benissimo già dall'impostazione della bus stop. Quindi molto bravo. Alle gomme arriva anche il sorpasso da parte di Alex Pilotino nei confronti di un Tartaruga troppo in difficoltà. Io penso che almeno ancora 4 giri li dovranno fare sull'intermedia, perché la pista si dovrà anche asciugare. Torna di nuovo ai box Ezio, credo
abbia di nuovo danneggiato l'ala. Lì davanti vanno via invece Crick e River nei confronti di Ruggio. E quindi attenzione a quello che può fare River, perché sembrava subito un pochettino in difficoltà nei confronti di Crick, invece adesso piano piano gli sta tornando negli scarichi, e infatti è proprio River che sta girando molto molto forte, anche perché è riuscito a staccare Ruggio che gli era incollato. Vediamo se il pilota della Red Bull ne ha per poter passare un Crick che è veramente in una posizione dominante, perché come spiegato in precedenza il pilota della McLaren è in testa al mondiale con... Vediamo se riusciamo... Te le mando subito, ad avere... anche aggiornate. Ok, 190 punti per Crick, 133 per River Marathon, 129 per Ruggio, quindi 73 punti di vantaggio, e adesso ci saranno ovviamente le classifiche aggiornate da parte della grafica fornita dal buon Lorenzo Tamorri. 2.15 per Crick, 151 per River, Ruggio a 144, Tartaruga si sarebbe in quinta posizione a 73 punti. Una situazione in cui ovviamente potrebbe tranquillamente evitare di lottare il pilota della McLaren, anche se ha perso tutto sommato la vittoria nel Gran Premio dell'Ungaroring. 3 secondi intanto, è andato lungo le comb il wow. Con Crick, mamma mia, River all'interno si è insinuato nei confronti di Crick e sono riusciti a completare la curva tutti e due. Una manovra un pochettino rozza da parte di Crick, che ha completamente chiuso la porta nei confronti di River. Bravo River a mantenere il controllo della vettura passando sull'erba, con metà vettura sull'erba e sul bagnato. Non è mai una cosa bella. Intanto Emis si è stato in quinta posizione, quindi parzialmente è riuscito a recuperare il tutto. Roby ha preso 3 secondi per ammonimenti multipli, e nel mentre che là davanti Crick ha sbagliato si è riagganciato Ruggio, che in questo momento si trova a 4 decimi nei confronti di River. Un River che sembra molto pimpante, soprattutto in trazione, è uscito da stavole, ha dato 2 decimi nei confronti di Ruggio, mentre poi sembra perdere nei confronti degli altri due a livello di velocità di punta, perché infatti Crick se ne va, Ruggio gli recupera qualcosina, un terzetto di testa che sta facendo appassionare tutti quanti per quanto riguarda questo mondiale. Ovviamente ripetiamo, un Crick che è sicuramente in una posizione molto molto avvantaggiata. Dietro intanto sta arrivando negli scarichi di Upip il buon Emis, che sta cercando di almeno metterci una pezza dopo l'errore purtroppo che lo ha visto girarsi in testa coda. C'è stata quella safety car che gli ha dato un pochettino di respiro. È vero anche che dopo di Upip ci sono però 11 secondi e 2 che separano la quarta posizione dal terzetto di testa, con River che si fa vedere nei confronti di Crick ma non va a tirare la staccata, non la tira neanche Ruggio, e quindi vanno di nuovo giù verso il secondo settore i tre piloti in questo momento, primo, secondo e terzo anche della classifica mondiale. E là dietro Emis non sembra riuscire a impensierire Upip, che sta facendo anche lui una grandissima gara. In quarta posizione, bene o male, si mantiene sempre molto molto costante sul passo e soprattutto anche sulle posizioni che va ad avere nelle varie gare disputate nel campionato. Dietro si sta per prospettare di nuovo la bagarre tra Naspaz e Alex Pilotino. Ci hanno fatto vivere dei momenti prima della safety car molto molto belli, soprattutto col sorpasso da parte di Naspaz al Puan, e vediamo se Alex Pilotino cercherà di andarsi a prendere la settima posizione. Tartaruga intanto sta iniziando bene o male a far carburare, no, ha perso 2 secondi in questo momento, quindi molto molto sulle uova il pilota della McLaren. Qui è andato molto molto lungo, e intanto Ruggio deve aver fatto un errore, perché è un secondo e 6 nei confronti di River Marathon. Non so se l'abbiamo visto in diretta, Raffa. In diretta non si è visto quel secondo che mi sono spostato su Emis, che stava per centrare Upip al Puan, ha commesso un errore credo al campus. Crick sono due giri che non prende un punto di corda nelle curve veloci. Ho la sensazione che abbia un setup decisamente più scarico. Decima gara della stagione, chi ha tutto da perdere è Crick, è il momento di attaccare per River
in campionato al momento giusto, questa pioggia non durerà per tutto il GP, può attaccare, aprire un gap e gestire sul bagnato, lasciare poi la preda a Ruggio. Capisco lo spirito da maratoneta, ma non è il momento di tenersi, insomma, gli assi nel taschino. Intanto dovremmo essere arrivati più o meno al giro di boa per la pioggia. Attenzione, perché River si fa vedere nei confronti di Crick, non tira di nuovo la staccata, si fa solo vedere all'interno e Crick riesce a mantenere tutto sommato la testa della corsa. Con in realtà mi permetto di dire, buon Raffa, chi ha tutto da perdere è River in questo momento e non Crick, perché Crick potrebbe... Crick in un contatto, se va male, cioè, se io va da male... leader del campionato con 50 punti te li lascio 7 punti in una gara, piuttosto che rischiare quindi, di non prendere punti di corda da primo esploratore in pista. Grande bagarre intanto anche tra Emis e Utica sul cammello. Bandiera gialla e si è girato tartaruga la Surs. E si è girato tartaruga che sta succedendo? Incredibile, semitesta coda per Upip a Bruxelles e poi successivo semitesta coda per Emis in uscita da Bruxelles. Arriva Robby che ringrazia e li passa tutti e due tra un po'. Attenzione a Robby che stava per passare il buon Emis e invece Emis tira veramente non una staccata perché lì non si frena, va molto molto lungo, stava per tentare di un incrocio il buon Robby, non ci è riuscito. Attenzione perché Upip in questo momento, oh mamma, ha fatto un errore Ruggio. Ha fatto un errore Ruggio, 12 secondi e 3 per il pilota della Ferrari. E quindi River è all'esterno profondissimo la bus stop, la frena va profondo anche Crick, sfruttano tutta la pista. Che sorpasso cattivissimo finalmente da parte di River che si sbottona assolutamente, quindi River va a prendersi la prima posizione nei confronti sul bagnato. Ma follia quasi, mamma, cosa sta succedendo a centro gruppo e soprattutto là davanti con River che ha preso la posizione nei confronti di Crick. Ha sbagliato purtroppo Ruggio, stava per passare Emis al Blanchimont nei confronti di Upip, ma ovviamente già è difficile perché è una curva che si fa il pieno, in realtà non lo è, intanto 3 secondi per Naspaz, è un cambio di direzione, uno spezza rettilineo che porta la macchina ad andare molto molto in sottosterzo e quindi ad allargare la traiettoria. Chi vuole passare dall'esterno deve fare veramente un gran sorpasso. Passo uscito fortissimo nei confronti di Upip, Emis da Rouge va a prendergli la scia, si mette all'esterno e va a prendersi la posizione nei confronti di Upip. Vediamo se ne avrà, intanto altri 3 secondi per Naspaz, sono 6 per lui, diciamo vediamo se ne avrà Emis nei confronti di Rouge. 8 secondi e 6 non sono tantissimi, specialmente in questa pista che è molto molto lunga. Intanto sembra non voler smettere di piovere. Guarda invece il T2 come si apre il delta tra River e Crick. River sicuramente è più carico del pilota McLaren e adesso sta fruttando 12 di 22, credo altri 4 giri così e potranno anche andare sulla rossa. Assolutamente, vediamo se a questo punto ci sarà il consueto cambio della guardia con la pioggia che lascerà il suo posto ad un tiepido sole. È vero che ormai anche nella realtà la pioggia non è che abbia fatto tutte ste grandi cose per il Gran Premio di Spa, per riguardare Spa 2021, però ecco, mi sarebbe un attimino da ridire qualcosa nei confronti di nuovo della Codemaster, perché se uno mette uno slot di pioggia la gara per due gocce d'acqua, oddio, nel 21 assolutamente non sono state due gocce d'acqua, però dovevamo mettere la bandiera rossa quando una spazzera. Quinto ennesimo errore di Emis alla bus stop, di nuovo semitesta coda, si espone a un timido attacco da parte di Upip che però sbandando in trazione in uscita dall'ultima curva cede di nuovo il passo ad Emis che è a 10 secondi da Ruggio, che a sua volta invece il pilota Ferrari è troppo staccato da Crick, che per un momento era salito anche a 2 secondi da River Marathon, poi credo abbia aperto i manettini dell'Hertz per riavvicinarsi nel T1. Assolutamente, intanto là dietro Ruggio bene o male sta recuperando addirittura sui primi due, perché era 13 secondi, è ritornato a 11.7. Occhio a Robby perché è uscito fortissimo di nuovo da Rouge e va a prendersi forse la posizione su Upip, tira la staccata all'esterno e riesce a prendersi la posizione. Un grandissimo Robby che in questo momento sarebbe in top 5. In realtà no, deve prendere 3 secondi su Upip. Però gran gara.
c'è ancora margine, ha dimostrato di avere un buon passo. Upip non ha commesso errori, mi pare, questa sera. Forse solo quell'incertezza quando Emis lo stava sopravanzando qui a Bruxelles, è andato in quel semitesta coda visivamente spettacolare. Però sembra avere qualche decimo in meno di passo, almeno sul bagnato. Sull'asciutto non ne abbiamo potuti confrontare troppo i piloti, visto che abbiamo fatto 2-3 giri di fortissima bagarre e poi c'è stata quella safety car. Assolutamente. Intanto 2 secondi di vantaggio tra River Marathon e Creek. Sicuramente River, quando mancano 9 giri, ha un setup un pochettino più carico, lo si capisce, sta andando veramente forte. È un Creek che penso che dopo aver commesso qualche errore si sia messo lì bello comodo e aspettando magari la fine della pioggia, che sembra per il momento non arrivare perché il cielo è ancora molto molto cupo su quel delle Ardenne, e vedremo se magari potrà smettere di piovere almeno per gli ultimi giri. 14 di 22 iniziati adesso. Mamma, che traverso che ha fatto Roby all'interno, all'entrata della bus stop. Ha fatto un gran traverso, è entrato tutto di completamente sbandierando il posteriore, l'ha tenuta ed è stato molto molto bravo. Un Roby che sta tentando di andare a riprendere in questo momento Emis, quindi magari anche lui avrà un setup un pochettino più carico, magari da pioggia per quanto riguarda il tracciato, e vediamo cosa potrà succedere. È stata una settimana gran di tensione in casa Red Bull, roba che altro che Perez Verstappen, con Perez che si definisce insomma con lui che in realtà metteva pressione ogni volta a Perez, quasi non definendolo un pilota all'altezza, e Robby ha grandissima voglia di riscattarsi. Una quinta posizione può davvero far comodo. È anche vero che Robby non ha mai fatto male in Spa, se non mi ricordo male, perché nel 2020 mi ricordo che se la battagliava con Stefano Canino, e poi Stefano arrivò terzo. Non mi ricordo se lui poi fece un errore. Ricordo, sì, una bella scena con Robby che aveva alzato lì davanti Alex, si è girato proprio la Bruxelles davanti a Naspaz, che è andato totalmente largo per evitare l'incidente e il contatto. Alex, non so se il gioco l'ho rimpostato velocemente, ne dubito, dovrebbe essere disattivata quell'opzione. Non sono riuscito a capire se si era incastrato sul cordone interno, nel dubbio ho utilizzato il rimposta pista, ma credo fosse ancora in movimento. Eventualmente vedremo se ci saranno avvisi nel post gara o se, ecco, effettivamente si era incastrato, ma con magari il dinamismo dell'azione non sono riuscito a percepire che fosse effettivamente bloccato lì sul cordone interno. Robby, sì, dicevo, ricordo una bella mossa del 2020, era in lotta proprio con Canino, alzò prima del detection point qui a Urush per poi riattaccare Canino e aiutare sotto questo punto di vista il suo compagno di scuderia F, che viaggiava per la prima posizione. Poi, come detto, ci fu la virtual safety car che fu un colpo gobbo in favore di Lopez. Comunque l'impostazione, quella che si chiama rientro, no, è disabilitata, sono andato a controllare, non c'è scritto nessuna, okay. Quindi ha utilizzato la rimposta pista. Di panico. Questa sera abbiamo tutte le responsabilità su noi, quindi assolutamente. Oh mamma, di traverso completamente Alex Pilotino, tra poco va a centrare il muro largo su all'uscita dalla bus stop. Mamma mia, credo che abbia preso il cordolo, si è intraversata non a destra dove va la curva la macchina, ma verso di sinistra nuovo. E qui, mamma mia, un po' di difficoltà per Alex. Abbia spostato qualcosa nella ripartizione della frenata per sbaglio, le posteriori si sono surriscaldate in qualche nel fare manovra, insomma è troppo strano perderla così. Nel dubbio, il tracker dice che tra 5 minuti la pioggia smetterà. Nel dubbio, quindi tra 2 giri dovremmo avere la situazione che di nuovo di asciutto. Non so, di solito le intermedie riescono a coprire metà gara. Effettivamente hanno fatto parecchi giri, credo, i piloti. Sono al decimo giro, sì, su questa gomma intermedia. Quindi potrebbe starci magari l'usura che sta attanagliando il paddista Alex Pilotino. Ma per come è partita lì alla Source, mi sembra più che magari ha lasciato il ripartitore della frenata troppo al posteriore. Magari abituato sull'asciutto,
finché la gomma intermedia ha tenuto, ha mitigato questa scelta di setup, adesso sta venendo fuori questa difficoltà. Intanto un gran River che continua a macinare nei confronti di Crick, 4 secondi e mezzo il suo vantaggio nei confronti del pilota della McLaren, tutto sommato si mantiene sui tempi il buon Ruggio, che è a 10 secondi e 2 dai primi due, e poi abbiamo Emis che non riesce a tentare di recuperare qualcosa nei confronti del pilota della Ferrari, un Robby che in questo momento sarebbe ufficializzata alla quinta posizione, perché Upip è sprofondato a 3 secondi e 9, esce anche molto molto di traverso dallo Rouge, scusate, dalla Source, un Upip che forse sta iniziando ad accusare qualche problemino a livello di usura delle gomme. Naspaz in questo momento sarebbe in settima posizione, anche al netto delle penalità. Alex Pilotino in ottava posizione, a 12 secondi dall'Alex Pilotino. Oh mamma, mi sono incartato. Bellissimo. Che è successo? Ah, Alex Pilotino, in otto posizione, mi sono incartato in una maniera incredibile, bellissimo. Comunque, Tex gli rimane dietro a 8 decimi, e poi in decima posizione abbiamo Ezio e Tartaruga, che è rientrato ai box per rimontare la gomma intermedia. Probabilmente si è accorto che è difficile che la pista riesca a tornare, diciamo, asciutta. Forse a questo punto mi chiedo perché non metterle prima. Essere estremamente interessante sotto questo punto di vista, potrebbe essere alla portata. Vediamo, perché è iniziato adesso il 16° giro, anzi lo chiude in questo momento il buon River Marathon, e va a iniziare il 17°, quindi 5 giri mancherebbero alla conclusione di questo Gran Premio del Belgio, con River che tutto sommato mantiene i suoi 4 secondi e 9 di vantaggio. Ai box Rugio. Direi troppo presto. Gomma soft. A 10 secondi su Emis è una carta, magari per mettere pressione a Crick, ma troppo presto. Prossimo giro, forse. Ma continua a piovere, cioè le gomme stanno alzando tanta acqua, e per carità, magari lui ha sentito che iniziavano a perdere, ma mamma mia, tutte e quattro le gomme stanno sollevando acqua. Effettivamente, però, ha smesso di piovere. Magari sono al limite di foratura dell'intermedia, quindi piuttosto che forare si lancia su una slick. Ha smesso di piovere intanto in quel di Spa, e quindi dovrebbe asciugarsi la pista. Vediamo quanto più rapidamente possibile per il pilota della Ferrari, che è andato a montare questa gomma soft, e infatti arriva lunghissimo alle comb dietro Upip, ai box anche Alex Pilotino. E il buon Patrick Speri credo che l'abbia vista proprio come Rugio a questo punto. Sappiamo il Patrick Speri, ovviamente ingegnere in casa Haas. E vediamo allora. È vero che la pista qui è lunga, quindi se sbagli anche solo di un giro perdi tantissimo. Vai box, si stavano preparando anche i meccanici della Aston Martin. Infatti rientra anche Ezio. In questo momento intanto Tartaruga sarebbe in nona posizione. Vediamo, ha perso tanto Rugio, passato in questo momento, sì, da Upip. Vai box Crick. Ai box Crick, no. Attenzione, mamma mia. Per Rugio frenare tra un po' per girarla al campus. E anche Crick l'ingresso pit lane, sì. Per me non ha senso. Fossi in Emis continuerei, perché metti ulteriore pressione sul campionato di Crick. Campionato, sulla gara. Il campionato, però, è lunga. Allora, la traiettoria ideale inizia ad asciugarsi, quindi credo che al prossimo giro possa già essere da gomma soft. Emis non passa Crick, ovviamente era molto distante. Rugio ha perso 2 secondi nei confronti di Upip e 2 secondi nei confronti di Naspaz. Però il posteriore di Crick a Urush lo abbiamo visto da lontano, perché la telecamera in quel momento non ha aiutato, ma ha fatto 2-3 correzioni.
Il problema è che, come per l'intermedia in precedenza, non la media in un momento di pista, la gomma intermedia, finché sei sulla linea ideale, la gomma tiene. Il problema è quando vai leggermente fuori e qui le velocità medie in curva sono decisamente elevate. Patrick dalla scelta ci conferma che era per usura, quindi quello che avevo detto in precedenza, Ruggio magari ha sfruttato, ha anche fatto quel test a gola, in effetti magari Ruggio si è bruciato le gomme qui, Crick è vicinissimo al muro alla non ape. Occhio perché la soft inizia a essere molto stabile, perde ancora un pochettino ma non come prima, perché infatti Ruggio riesce a centrare un pochettino i punti di corda delle curve. Sì, Ruggio magari è riuscito a centrare la gomma, ennesimo controllo per Crick al campus. Continua a perdere ovviamente nei confronti di River, si avvicina Emis, se riesce ad accendere la gomma sopravvive, ma in questo giro ha perso un secondo e qualcosina nei confronti di Emis, che ovviamente, per carità, deve ancora effettuare la sosta, quindi la posizione di Crick non è troppo in difficoltà, anzi potrebbe evitare quei rischi che si è preso, è già secondo. Allora, diciamo che l'acqua sta andando. Mamma mia! E lì credo sia già in quarta quinta, 120-130. Sì, mi sembra strano, nel senso, è arrivato ovviamente tardi il turning point da pioggia ad asciutto. Adesso siamo al 19° giro, intanto 3 secondi ancora per Roby, che sta mantenendo un ritmo incredibile perché è un secondo e tre nei confronti del buon Emis. Però se il buon Patrick ci dice che è per usura, bisogna vedere come arrivano River ed Emis. Sì, perché c'è da capire se la gomma regge fino alla fine, altri 3 giri. Allora, adesso per esempio Crick non ha perso nulla, anzi sta iniziando a guadagnare. 25,4. Sta iniziando un pelo a guadagnare. Per molto meno, sto piangendo perché Crick sono 2 giri che la no name va larghissimo. Il gioco non gli ha dato nemmeno un avviso. Uffa, devo imparare meglio a sfruttare i limiti della pista. Perché, insomma. Ruggio ha guadagnato un secondo nei confronti di Upip. Occhio. Occhio perché mamma mia. DRS abilitato, sta arrivando River adesso, e infatti è entrato molto molto piano il pilota della Red Bull in quel della pit lane. Vediamo, a questo punto dovrebbe essere abbastanza davanti ovviamente River Marathon, dovrà accendere la gomma, questo sì, ma può farlo con calma, ecco, non deve prendersi rischi in quella fase. Urca quanto hanno guadagnato, però adesso addirittura nel terzo settore sta guadagnando tantissimo Ruggio nei confronti di Upip. Vediamo, River sta per uscire in questo momento dalla pit lane con il pilota della McLaren che gli è subito dietro, e attenzione perché ovviamente la pista è ancora un po' bagnata, ma River deve andare in questo momento a scaldare la gomma e credo che gli piomberà addosso il pilota della McLaren. Emis tenta di arrivare fino alla fine per il podio. Oh, Roby ai box, anche lui andrà a montare gomma soft. Upip ed Emis continuano ad andare in fondo con Ruggio che ovviamente adesso ha il vantaggio della gomma e ovviamente avrà il DRS. Eccolo qua, Ruggio si fa addirittura sulla sinistra ancora prima di arrivare a vedere la staccata di Lecombe, va a prendersi la quarta posizione il pilota della Ferrari. Ancora largo Crick. Oh, bandiera gialla, si è girato Naspaz che continua su questa gomma intermedia. Crick 3 secondi, e qua cava un solco nei confronti della vittoria di River Marathon. Sì, anche perché è riuscito a portare la gomma in temperatura e non è sceso sotto i 4 secondi Crick, quindi davvero ben contata benissimo questa gara per River, molto molto bravo sotto questo punto di vista. Sono solo 7, in realtà potrebbero essere 8 perché ha la gomma più fresca di tutti gli altri, quindi
se a meno che Tartaruga non fa un colpo gobbo a River, dovrebbe poter andare per il Giro Veloce River Marathon. Oh, si è girato! Anzi, mamma come l'ha tenuta! Mamma come l'ha tenuta completamente. Il soggetto della frase, bandiera. Non so chi si è girato. Crick, scusate, Crick ero si è girato. In onboard con lui. Si stava girando Crick, è andato completamente a bandiera all'entrata della bus stop ed è riuscito a tenerla dritta semplicemente per il fatto che la curva gira a destra. Quindi è stato molto bravo il pilota della McLaren. Mamma. Alex arriva adesso su Tex e c'è da segnalare che Emis è ancora in pista con la gomma intermedia, 8 secondi da dover gestire in quest'ultimo giro e mezzo. Il problema dell'intermedia in questa fase è che le temperature si innalzano tantissimo, perché ovviamente la pista è asciutta, non si può raffreddare la gomma, si consuma ancora di più. Se Emis arriva al traguardo con questa gomma senza forare è un miracolo. Assolutamente, 7-6 da gestire per il buon Emis nei confronti di un Rugio che con questa gomma soft dovrebbe iniziare a guadagnare parecchio. Mamma, occhio a prendere troppo quel cordolo lì. Gli recupera comunque 2 secondi solo alle comb. Tartaruga e Tex verso Blanchimont si sono toccati, oppure è stato un pesante colpo di lag da parte di Tartaruga, che per un momento l'ho visto nella via di fuga, stava tirando dritto come accaduto a Rayman, almeno più o meno nella zona come era accaduto a Rayman nel 21, se non vado errato, in Master League. Assolutamente. Intanto River lei mi sta per andare. Intiaizzando. Buonasera Casetta. Lei mi sta si sta intiaizzando? Tiazzando? Vabbè, insomma, ma lei assolutamente chi? Sì. Buonasera. Ma il soggetto. Pronto? Sì. Ma il soggetto di Kaisermatt qual è? Comunque River fa già registrare il buon il giro veloce in 47 e mezzo. E va a iniziare l'ultimo giro di una gara gestita splendidamente con ovviamente un assetto penso un pelo più carico nei confronti di Crick, che da quando è arrivata la pioggia ha girato molto molto meglio del pilota McLaren, si è andato a prendere la posizione con un sorpasso in pista ed è stato molto bravo a fargli capire anche che quando aveva messo le gomme soft non ce n'era questa sera, era veramente molto molto in forma. Ancora comunque ha forato l'anteriore sinistra all'inizio dell'ultimo giro a muro prima del Lurush. Che peccato. Bella l'idea, il tentativo, credo abbia forato pure la posteriore destra, ma contro le barriere, però ci ha provato, è mancato 6 km e mezzo, anche di più. Ha forato anche Upip. Oh mamma mia. E questo regala il quarto posto a Robby, che lo stava difendendo qualche giro. È l'unico che non ha forato è Naspaz. L'unico che non ha forato è Naspaz, fare ancora un giro qualcosa. No, dietro di Naspaz c'è River. No, è troppo lontano River. Se no, poteva permettersi di farsi doppiare magari. Eh no, perché così andrebbe a prendere la posizione su Upip. Sì, sia su Upip che su Emis. Mentre River va verso Blanchimont. Giro rocambolesco. Assolutamente. Allora andiamo su River e poi vediamo come finirà. No, incredibile, passa Tartaruga, 45-9 per lui. Arriva in questo momento, prova a dare una sterzata alla stagione, a far capire a Crick che non sarà semplice in questa seconda metà di gara cercare di vincere le gare che ha vinto. In 44-7 River passa sul traguardo e va a vincere la gara di Spa. È un'immagine incredibile. Upip credo avesse anche finito la benzina, è fermo all'ingresso di Urush e stava andando all'indietro perché la salita è troppa, lo dicevi, è come scalare una palazzina, la sua Aston Martin non ce la stava facendo, squalificato, è incredibile. E ha forato anche Naspaz, quindi seconda posizione per Crick, che ha cercato di evitare diciamo una vittoria da parte del suo rivale, ma non ce l'ha fatta, probabilmente non si aspettava così tanta pioggia. Terza posizione per Rugio, che va di nuovo a podio, e quindi complimenti a lui. Uno stoicissimo Roby che va a prendersi la quarta posizione, e credo che sia una risposta per quello che ci raccontava prima Raffa, per quello che è stato il post gara dell'Hungaroring. Quinta posizione in questo momento sta arrivando Tartaruga a Blanchimont, che dopo aver messo Gomard in quel della safety car è tornato ai box verso la fine del Gran Premio
e tutto sommato la sta portando a casa. Sesta posizione arriverà dietro Tex con un Alex Pilotino a 1 secondo e 4, che arriverà in settima posizione, e poi subito dopo ci sarà Naspaz, che lo attenderemo con ansia, era in quinta posizione. Ma figurati, dai, lo abbracciamo appena arriva. Assolutamente, ma penso che abbia afforato l'anteriore sinistra e la posteriore destra. È su uno skateboard praticamente. Ma risultato stagionale, intanto almeno personale, per Tex. Per Naspaz manca 1 minuto e 10, deve arrivare, altrimenti non ce la fa. Sembra un po' di vedere Villeneuve quando riporta la vettura con Naspaz all'Alonso a Baku. Anche sì, è un po' troppo sana l'ala, però sì. Ma sono diventate gomme slick praticamente. Guarda l'anteriore destra, sì, è completamente asciutta, non c'è più nulla. Vai, spingetelo con me, i commissari, dategli una mano alla Spaz. Vabbè, è classificato, penso che sarà comunque classificato, sì, perché il 90 più non credo, oddio, non lo fa, perché non è, almeno io non l'ho mai visto un pilota non riuscire a chiudere prima dello scadere del tempo. Credo venga contato il 21esimo giro chiuso da lui. Forse perderebbe la posizione su Emis, forse. Insomma, post gara, materiale per Andrea, ma forse ce la fa. È 17 secondi. Se tira dritto la bus stop si prende 10 secondi di penalità, però almeno risparmia. Vediamo. Allora, 8 secondi non ce la può fare. Non ce la può fare. No, su queste immagini. Volata. Cosa succede? Incredibile, è andato in testa coda la stacca della bus stop e ci viene andato addirittura, forse ha abbandonato la sessione, viene considerato come ritirato a questo punto. Penso nel corso del 22esimo giro, però credo ha fatto più strada di Emis, quindi dovrebbe essere ottavo davanti ad Emis. Su queste immagini cala il sipario sul Gran Premio di Spa, un River festeggiante che va a prendersi la prima posizione, un Emis che abbandona la sessione. Purtroppo c'è stata una foratura per lui in trazione alla sursa, è andato a prendere poi il muro. Raffa, Crick come detto può gestire tranquillamente. River deve sperare che ci siano più gare come Silverstone, dove Crick ha sbagliato, oppure come Ungheria, e per almeno tentare di andarlo, di impensierirlo un pochettino. Credo che River debba fare ciò che ha fatto stasera, mentre che è una delle poche volte che vediamo il vero ingegnere, il vero, sì, credo sia ingegnere capo, oddio, non so il ruolo preciso di Newey, qual è la sua carica precisa all'interno del team Red Bull. Comunque, una delle poche volte che vediamo un volto scansionato realistico sul podio per quanto riguarda il ruolo tecnico a ritirare il premio per i costruttori. Abbiamo visto la classifica, insomma, impressione, 50 punti, due gare tra Emis e Crick, tra River e Crick. Credo che River debba fare ciò che ha fatto questa sera. Nel momento è andato ad attaccare River, è andato ad attaccare Crick, porca. Si è reso conto che ne aveva di più. È lui che può mettere pressione a Crick, magari con Ruggio e qualcun altro può togliergli qualche punto, che può dare una mano ad accorciare ancora di più. Ma è uno dei pochi modi per mettere pressione a Crick. Se vuole che Crick vada in difficoltà, almeno sotto il punto di vista dell'ansia, dell'avere qualcuno negli specchietti, deve essere lui il primo ad incaricarsi di far ciò. Ok, come detto, lo spirito da maratoneta, ma è l'unico modo, diciamo, per rendere almeno il proseguo verso Abu Dhabi un po' più complicato a Crick. Allora, nel mentre che arrivano i piloti nel consueto salottino post-gara, io direi che possiamo andare un attimo in pubblicità, nel mentre io e lei dobbiamo fare un discorso su come gestiremo la situazione post-gara, ma lo scoprirete dopo la pubblicità. A dopo! Di nuovo in diretta, consueto post gara, questa volta dopo un'incredibile quanto lunga serata con la Premier League tra le varie ricreazioni. Cominciamo quindi ovviamente dalla chat, se volete fateci arrivare le vostre domande per i primi tre classificati che abbiamo qui con noi. Cominciamo da River Marathon, vincitore quindi di questo Gran Premio del Belgio. Complimenti River, finalmente. Non so fare paragoni su maratoneti, a livello di ciclismo direi Pantani che si mette sui pedali e comincia
Allora, per via di maratoneti, diciamo che è stata una gara da mezza maratona, e mezza maratona devi dare tutto, ed è più esatto come termine. Però vabbè, niente, qualifica, ho fatto un brutto tempo, bruttissimo tempo, non ho mai fatto un tempo così alto in tutte le prove, e vabbè, insomma, mi è uscito quel che mi è uscito. E poi in gara, niente, ho cercato di stare sempre lì attaccato a Crick, e ero sempre lì sul DRS, poi è venuto da piovere, e vedevo che c'era anche Ruggio lì dietro, e ho cercato insomma di non lottare, cioè volevo scappare io e Crick, così almeno potevamo giocarcela io e lui, no? E a un certo punto c'è stata una lotta e Ruggio si è avvicinato, ho detto vabbè, allora ti tocca lottare in tre. Dopo non so cosa ha fatto Ruggio, ha fatto un errore, mi sa, e tipo era 13 secondi, allora ho detto vabbè, ce la giochiamo io e Crick, e vedevo che aveva difficoltà sul bagnato, e niente, da un certo punto ho deciso vabbè, provo ad andare avanti, vediamo insomma se riesco a attaccarlo. L'ho staccato praticamente subito, e niente, dopo sono andato via, e ero un po' preoccupato verso la fine perché continuava a piovere, lui aveva messo la soft e stavo guardando i suoi tempi, vedevo che guadagnavo, cioè tipo mi sa che ho fatto due giri che ho guadagnato, dopo a un certo punto ho cominciato lui a guadagnare e non sapevo più cosa fare, ho detto boh, vado avanti, non vado avanti. Dopo per carità è venuto fuori di RS abilitato, ho detto vabbè dai, entro, messo la soft e niente, sono andato via e sono riuscito a fare anche il giro veloce all'ultimo giro, e sono contento, dai, mi sono rifatto da quel pasticcio dell'Ungheria. Molto bene, grazie mille. Veniamo allora al secondo classificato con il buon Crick, che insomma è stato autore di una gara dove si è dovuto sbottonare e prendere tanti rischi, quel giro con le slick da portare in temperatura con la pista bagnata, credo te lo risognerai questa sera. Sì, ciao a tutti ragazzi. Niente, come stavo dicendo prima, vabbè, qualifica tutto sommato bene, sono partito avanti, però non mi trovavo bene su questa pista, infatti non riuscivo a girare molto forte. Poi non lo so, in gara ho provato a partire scarico con assetto da asciutto, perché in teoria nel primo start dava che pioveva per 5-6 giri, come stavano dicendo prima, e quindi volevo provare a partire, staccare un po'. Forse mi stava venendo, poi è uscita pure una safety car, e quindi sapevo che avrei dovuto soffrire tanto anche sul bagnato, perché avevo visto la qualifica che dietro avevano tutti assetto un po' più carico, e appunto come ha detto River, appena è iniziato a piovere poi io ho avuto difficoltà, anche perché non avevo provato zero sul bagnato, e dovevo adattare quei punti di staccata e robe. Poi infatti, come diceva River, eravamo lì in 3-4, poi non so cosa è successo dietro Tirugio. L'ho trovato 11 secondi dopo che mi ha passato River, ero in troppa difficoltà, la bus stop la stavo pure perdendo. E niente, non sapevo nemmeno se arrivava a fine gara con le Inter, sembrava asciutto, però non arrivava il segnale che c'era il DRS abilitato. Ho visto Ruggio che si è fermato, ho detto vabbè, senti, provo, vediamo come va. Primo giro che sono riuscito a fare con le slick, sembrava, come dicevo, sembrava di pattinare, sembrava di stare a palaghiaccio. Ogni curva era a pregare di non perdere, è stato così per un paio di giri, infatti River guadagnava con le Inter, che cioè, penso che saranno stati tipo 60-70%. Poi si è asciugato, però lui ha messo slick 9, io penso che le avessi anche consumate facendo un po' di drift. Basta, però dai, va bene così, tutto sommato va bene così la gara. Molto bene, grazie mille. E poi veniamo al terzo classificato, Ruggio, che come un po' spoilerato dagli altri due, ti si sono persi negli specchietti qualche errore proprio nella fase centrale delle gomme intermedie, altrimenti avevi espresso davvero un ritmo per stare lì e giocartela anche te. Ciao a tutti, niente, parto dalla qualifica e niente, non sono stato in grado di mettere insieme tre settori per fare un tempo migliore, mi sono accontentato.
Poi niente, è iniziato a piovere, con l'intermedia andavo discretamente e poi, come al solito, il mio errore a gara ci deve essere, se no non sono contento. E quando ero lì attaccato a Cree e a River, già un paio di volte staccato ho rischiato di arrivare a lungo e tamponare River, sicché poi dopo ho preso stato un pochino più lontano e l'ho persa. E ho detto, ora per recuperare tutti questi secondi ci provo. A un certo punto ho detto, prova a mettere la rossa parecchio presto. Infatti i primi giri era un delirio, sembrava di inguidabile la macchina. Poi piano piano, però ormai più di quello non si poteva fare, diciamo risultato minimo, podio basso. Molto bene, grazie mille. E infine, quindi, la consueta domanda di rito: settimana di pausa per gli altri campionati, non per la Prime, che recupera lo scarto che avevate accumulato, insomma, dovuto ovviamente al calendario, non per colpa vostra. Insomma, tornate ad essere i primi del plotone dei quattro campionati a dover affrontare una pista. Tracciato quindi d'Olanda, Zandvoort, come pensi andrà lì la tua Red Bull River, e come insomma ti trovi tu in questo tracciato? Ma non ho mai fatto bene a Zandvoort, vedremo, perché no, non è proprio un circuito che mi piace, ma anche nella realtà non è che mi appassiona quel circuito lì, a parte magari il pubblico che è caloroso, però non mi piace come tipo di circuito. Vedremo, proviamo a dare tutto e vediamo cosa viene fuori. Molto bene, grazie mille. Secondo classificato invece con Crick, come pensi andrà in Olanda? Ah, non ho idea, pista complicata, anche per me non è una pista che mi fa impazzire, poi è molto stretta, ci sono delle parti complicate. Vediamo come andrà, vado anch'io lì per dare tutto e poi vediamo cosa ne viene fuori, ecco. Rugio, lo scorso anno per te fu la gara d'esordio in Prime, se non vado errato arrivò anche una bella qualifica. Sì, arrivò una bella qualifica, però alla seconda curva arrivò Belgio, il disastro. Speriamo che vada la qualifica in quel modo e la gara no in quel modo lì, dai. Va bene, per Crick dalla chat arriva una domanda al volo. Antonio Giuliano, una domanda per Crick: ma potevi fermarti prima di River? Dopo River per mettere la rossa, penso non fosse molto utile per rientrare anche. No, non aveva senso. Sì. Non aveva senso, cioè in questa pista è troppo forte l'undercut, nel senso se dovevo guadagnare qualcosa che lui... La strategia era guadagno i primi giri di asciutto, li lascio andare con la pioggia, cerco di stare dietro e poi faccio un undercut se si asciuga presto e provo a recuperare quello che riesco. Non era incluso, no, evitare dopo di River o lo stesso giro o almeno fargli un undercut di un giro. Molto bene, grazie mille. Allora direi che siamo in conclusione, grazie e buonanotte River. Ciao, buonanotte a tutti. Grazie e buonanotte Crick. Ciao, buonanotte ragazzi. Grazie e buonanotte Rugio. Ciao, buonanotte a tutti, ciao. Anche a voi grazie per averci seguito, ci vediamo sui vari social targati Formula Italian Team, Instagram, Telegram, Facebook, insomma quello che c'è attivo, e soprattutto sul sito www.formulaitalianteam.com. Di nuovo grazie anche a tutto lo staff organizzativo per questa settimana, l'appuntamento come detto in precedenza è a venerdì prossimo con la Prime League ed il Gran Premio d'Olanda. Grazie di nuovo a tutti e buonanotte.